Bene, allora, cominciamo subito con le nostre diatribe verbali, così come uso e amo definirle io. Allora, cominciamo da Davide Messina. David, tu hai vissuto moltissime, tu hai vissuto il calcio tutto esteso a 360 gradi, lo possiamo dire. Certo. Però ecco, questa Juventus, dopo aver visto tutte le altre Juve, io definisco sempre questa Juve un pochino, come dire, con un DNA che ricorda vagamente Lippi. E Conte, non a caso, è stato un allievo di Lippi. Ecco, secondo te, ravvedi qualche cosa o qualcosa di diverso, ancora in lontano da quella Juve, o comunque stiamo parlando di un'altra Juventus? No, che Prego. Sia un'altra Juventus rispetto a quella di Lippi, non ho dubbi. È un'altra Juventus anche per dei motivi obiettivi. In quella Juventus di Lippi c'erano molti più fuori classe, c'erano molti più giocatori di grandissima classe. In questo, giocatori di grande classe ce ne sono meno, ce n'è uno, Del Piero, che è un grandissimo fuoriclasse, ma ha molti anni di più nel tempo di Lippi. Quindi io dico che tutto questo accentua ancora di più i meriti di Conte, perché Conte è riuscito a fare una Juve stratosferica pur non potendo contare su alcuni fuoriclasse del livello di quelli di Lippi. Quindi dico è una grande Juve perché ha temperamento, ha coraggio, ha volontà, ha una grande preparazione fisica e sa esaltare tutte le proprie qualità migliori senza cali di tensione quasi mai. Questo è un miracolo per il quale bisogna dire grazie sicuramente a Conte prima, ma ai giocatori dopo, che hanno un temperamento e una forza di reazione che merita l'applauso più convinto. Molto con i piedi per terra, vi posso garantire. Messina, forse mi vuoi dire qualcosa circa quello? No, volevo solo integrare il giudizio su Vidal dicendo, a mio parere, non l'ho visto per tutte le partite, ho avuto la sensazione che sappia poco amministrare le proprie forze, cioè che è così generoso che dà tutto sin dall'inizio. Poi magari qualche volta arriva alla fine della partita in cui è un po' in affanno. Questo è l'unico difetto che vedo in Vidal. È l'unico difetto. Crescerà anche ovviamente, sotto sì. Punto. Ah. Comunque questa è una foto di quelle che rimangono alla storia. Quella è nella storia. Come esatto. Io vorrei ricordare che Giglio viene da una città in cui c'era una scuola di fotografi di grande livello. Sì. Il primo tra i quali era un certo Sellerio, che poi ha fondato la casa editrice che tutti conosciamo, poi Nicola Scafidi, lui, cioè ci sono stati grandi fotografi. Lui è il degno erede di questi grandi fotografi. Ma tra l'altro parlavamo prima qui di palermitani. Beh, palermitani nella Juve ce ne sono stati molti. Furino, ecco, diciamo Furino, un esempio molto. Il primo, ma te ne dico un altro. Čestmír Vispalek era palermitano in testa, perché lui venuto dalla Cecoslovacchia, cioè Vispalek è stato comprato da Gianni Agnelli quando in Italia si dovevano aprire le frontiere agli stranieri, poi non si sono aperte. Lui era molto amico personale del principe Raimondo Lanza di Trabia, che era presidente del Palermo. Allora fece questo dono al principe Raimondo Lanza di Trabia, ha detto: guarda, Vispalek è un grande giocatore. Vispalek era scappato dalla Cecoslovacchia, aveva acquisito anche lo status di apolide, venne a Palermo, nessuno lo conosceva, il Palermo del principe Raimondo Lanza di Trabia era una grande squadra. Vispalek diventò il professore, tutti lo chiamavano il professore perché lui in mezzo al campo faceva il direttore del gioco in una squadra in cui c'erano Masci, Boniforti, che ha giocato nella Juve dopo, Buzzecoli, Conti, Milani, Andrea Milani e un certo Alberto Piccinini, papà proprio di quel Piccinini. Alberto Piccinini è stato l'interprete più intelligente, il primo interprete del Vianema cosiddetto, cioè era uno schema che prevedeva il libero non dietro come lo usava nel Reo Rocco, ma davanti alla difesa. E poi la Juve comprò Alberto Piccinini perché facesse questo gioco anche nella Juve. Ti concludo la formazione, a destra c'era Korostolev, che era un cognato di Vispalek o di Maso, poi c'era Vispalek, numero 8 il professore, poi c'era Pavesi, che era un genovese che si chiamava Di Marco, ma si voglia chiamare Pavesi, poi c'era un certo Bronè,
Bronè, grandissimo giocatore, ma uno che non gliene fregava niente della disciplina, faceva incazzare, scusate, insomma. No, ma grande giocatore, di grande classe, e De Santis, che era giocatori che proprio l'allenatore aveva, cioè Gipo Viani, aveva portato a Palermo dalla Salernitana, perché lui il Vianema l'ha inventato nella Salernitana, che giocava in Serie C, l'ha portato in Serie A. Fantastico. Gli uomini cardine erano il portiere Masci, Alberto Piccinini libero davanti alla difesa, e De Santis alla sinistra, che ha giocato anche in nazionale. Guarda, io penso una cosa, che siccome questa sera da Palermo ci sentono in tanti, qualcuno avrà dei brividi a ricordare queste cose, qualcuno che ha vissuto sicuramente quel Palermo lì. No, ma io voglio ringraziare che ha nominato Cesto, perché è stato un mio carissimo amico. Io per tanti anche anni, mio amico. E per tanti anni sono stato... Lui aveva la villa a Mondello e diceva di essere palermitano. A casa sua per le vacanze per molti anni. A Mondello. Una cosa io vorrei sapere, visto che mi trovo in mezzo... A destra la storia della fotografia della Juve, a sinistra la storia del calcio raccontata. Ecco, al di là, poi oltretutto io ho avuto l'onore di conoscere non solo te, ma anche un grande tuo collega che è Ezio De Cesari, che non c'è più, è stato un grande, e abbiamo fatto delle trasferte, io ricordo una trasferta avventurosa con Ezio De Cesari, dove dovevamo andare da Milano a Roma, perché eravamo venuti su per fare, lui chiaramente con il Corriere dello Sport, e io avevo appena iniziato per seguire la Juve, e mi ricordo che ci fu un aereo che non poteva arrivare a Roma, quindi ci mandarono con il pullman fino a Genova, e da Genova poi fino a Roma. Fu un viaggio, io ebbi così il piacere e l'onore di conoscere ancora di più Ezio De Cesari nella sua profondità d'animo di uomo. Poi successivamente è venuto ospite nelle mie trasmissioni, quelle di Michele Plastino a Roma, insomma, voglio dire, pure io purtroppo questi ricordi mi fanno capire, ragazzi, che io non so più un pischello, sei un uomo di esperienza. Io Ezio lo ricordo in un libro che ho scritto e che non è ancora uscito, perché aspetto la motivazione della sentenza sulla Juventus, ecco, del Tribunale di Napoli. Colleghiamo un discorso con l'altro, perché sta per uscire un libro sul Calciopoli. Ma io il libro ancora no, perché aspetto ovviamente la motivazione della sentenza. Ricordiamo che Davide Messina è un avvocato. Sì, io ho fatto anche l'avvocato prima di diventare giornalista professionista, ero pubblicista. E allora scrivo proprio di Ezio De Cesari delle cose divertentissime e bellissime, quando lui polemizzava contro questi grandi giornalisti del nord, da Brera in su, eccetera. Quindi in questo libro c'è anche un ritratto di Cesari che merita davvero di essere approfondito. Poi se parleremo di Calciopoli... Adesso tra breve parleremo di Calciopoli, non prima però...